Allora, oggi ho un sacco di impegni. Alle 4 devo andare a prendere mio nipote a scuola. Entro le 6 c'è la lavanderia che chiude perché ho il vestito che se non lo ritiro oggi, domani sono nei guai. Questa sera ho la lezione di ballo. Finalmente la sto aspettando da giorni. E ho tutto qui a mente. Oggi avevo un impegno. Forse no, non mi ricordo. Pronto? Hai ragione, sto arrivando, arrivo subito, arrivo subito. Ciao, 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 ciao. Che smemorata. Adesso non vedo l'ora di prepararmi una bella cena e starmene tranquilla in casa. O forse c'era qualcosa che dovevo fare. Avevo un impegno stasera. No, dovevo andare a ritirare il vestito in lavanderia entro domani. Come faccio? Adesso è chiusa. Ma perché sono così smemorata? Ah, oh, stasera mi guardo un po' di televisione, finalmente non vedevo l'ora di rilassarmi un po'. E poi c'è Ballando con le stelle. No, ballando! Dovevo andare io alla lezione di ballo questa sera, ma come ho fatto a dimenticarmi? Adesso è troppo tardi. In questo video ti spiegherò come fare e vedrai che alla fine ti ricorderai tutto. Ti dirò 5 esercizi utili per migliorare la tua memoria. Prima le buone abitudini e alla fine ti svelerò perché abbiamo un po' tutti meno memoria di un tempo. Ma intanto per esercitare la memoria ecco i miei 5 esercizi preferiti. 1. Usa certe app o il computer per fare dei giochi di brain training. Ce ne sono molti anche gratuiti che funzionano bene, ma attenzione, perché sia un vero allenamento mentale devi esercitarti almeno 20 minuti al giorno. Non è una perdita di tempo, quindi anche se giochi non ti sentirai in colpa. 2. Leggi e impara qualcosa di nuovo che non conosci prima di andare a dormire. Funziona, per questo a volte basta studiare tutto la notte prima degli esami, ma non sempre. Per esperienza, il modo più sicuro per ricordare qualcosa è la ripetizione. Per ricordare bene, il giorno dopo, riassumi quello che hai imparato la sera scrivendolo a mano al computer per 3 volte, ma in modo sempre diverso. Allora lo ricorderai benissimo. 3. Dedicati a imparare una nuova disciplina, qualsiasi età tu abbia, ma deve essere qualcosa di interessante che catturi la tua attenzione e ti stimoli, come una lingua straniera, un'arte, una tecnica digitale. Si dice che ci vogliono 10.000 ore per padroneggiare una materia. Sembra tantissimo, ma se inizi adesso e sei costante, vedrai che arrivi fino in fondo e ti tieni allenato lungo il percorso. 4. Mantieniti mentalmente attivo. Scrivi e metti da parte l'elenco di tutti i numeri, PIN, le password, gli user e i codici vari, ma cerca di tenerli anche tutti a mente. Usa la memoria più che puoi e cerca di metterla alla prova. Per esempio, ogni tanto cambia strada, non usare il navigatore, cerca di ricordare i punti di riferimento. Vedrai che ce la fai e fai le parole crociate. E ricordati, iscriviti al mio canale con un clic. Fallo subito, sennò poi ti dimentichi. 5. Per ricordare le cose, usa le associazioni, ma devono essere buffe. Il nostro cervello ricorda le immagini più facilmente dei concetti. Per questo tante volte ci ricordiamo la faccia della persona, ma non il nome. Se vuoi ricordare un nome, una parola o un concetto, associalo a un'immagine e più è strana e più te la ricordi. Per esempio, devi andare a trovare un tuo amico in via del lavoro 7? Ricordati i 7 nani che vanno al lavoro cantando e vedrai che la via la memorizzi subito. Mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. E sul mio sito, all'indirizzo che trovate nell'info box qui sotto, trovate tante altre info per stare meglio, essere in forma in modo naturale. Vi ricordate che all'inizio del video avevo promesso di rivelarvi le cause di questa epidemia di smemoratezza? Ecco qui.
Ma perché sentiamo di avere poca memoria? Secondo la mia esperienza, per due motivi. Uno, siamo troppo pieni di dati, la scheda è satura. Due, mangiamo e beviamo in modo disordinato e questo non aiuta. Se vuoi consigli utili su stile di vita e alimentazione sana, trovi tantissimi video sul mio canale. Basta iscriversi. Ricordatelo! Buona memoria a tutti! Ciao!